Video numero 2 sulle poste italiane. Buona visione a voi tutti, il pianeta che esplode. Ta-da! Ciao, benvenuti alla mia seconda puntata Ale contro le poste italiane. Dunque, ero andata a chiudere il conto corrente delle postpay, perché era un casino, perché avevo già litigato, come potete vedere nell'immagine del video precedente, e erano stati molto scortesi loro, estremamente scortese io e così via. Quindi ho deciso di chiudere tutto e sono andata all'ufficio postale. Mi sono rientrata in Italia, adesso sono rientrata in Germania. E l'avventura è stata abbastanza tragica, perché sono arrivata alle poste e le poste del mio paesino sono grosse quanto una cucina di piccole dimensioni anche, e ovviamente lavoravano 5 minuti, poi chiudevano la finestra, lo sportello, insomma, e stavano di nuovo così fermi senza lavorare altri 10 minuti, ma anche 15. Così la coda diventava sempre più lunga, era un disastro. A un certo punto, anche se sono rotti i computer, e dico veramente, non sto scherzando, sono rotti i computer e potevano fare solo alcune operazioni e non altre. Infatti una signora per disperazione si è seduta vicino a noi e mi ha detto questa è la terza volta che vengo oggi per cercare di risolvere un problema, ma... nel mio caso addirittura io ho due carte postpay funzionanti perché non sono riusciti a disabilitarmi quella vecchia. Benissimo, sono andata là, devo dire che finalmente ho trovato una persona gentile che ha lavorato poi 10 minuti per fare quello che voleva fare. Infatti nel frattempo la coda è diventata lunghissima perché si potrebbe lavorare con due sportelli sempre, ma loro, cioè, appena finiscono di fare un'operazione chiudono e stanno in pausa 10 minuti, credo. È fantastico, cioè. Comunque questa è la mia esperienza con le fantastiche poste italiane, con cui spero di non avere più a che fare per il resto della vita. Con questo non voglio sparlare di quelli che veramente ci lavorano bene alle poste italiane, che sono convinta ci possano essere, ci potrebbero essere, non lo so, quindi nessun insulto a loro, volevo soltanto dire la mia esperienza. Con questo è tutto, vi mando un bacio, ciao!